Buonasera. Emanuel Manfredini non rappresenterà il centrodestra alle prossime elezioni amministrative. La Lega ha confermato di voler puntare su Menani come candidato, facendo di fatto tramontare l'ipotesi primarie. Con lo stesso spirito di dedizione e la promessa di impegno con i quali avevo resa nota la mia disponibilità a mettermi in gioco, così faccio un passo indietro, ha affermato Manfredini annunciando il suo ritiro. Ringrazio l'onorevole Fiorini per aver pensato alla mia persona. Spero di aver dato un esempio che possa essere seguito soprattutto dai giovani. La politica, aggiunto l'ormai ex candidato, ha bisogno di nuove forze e nuove logiche che puntino ad amministrare con serietà il bene comune. Nuovi allori per il poeta e psicologo Sergio Camellini, insignito nei giorni scorsi di benemerenze di prestigio. Al nostro microfono alcune sue riflessioni. Dottor Camellini, un fine anno che l'ha vista protagonista di diverse iniziative, ma che hanno portato lustro, se ancora ce ne fosse bisogno, alla sua persona dal punto di vista poetico, non più da psicologo. D'accordo, io comunque mi sento particolarmente orgoglioso di essere intanto in questa piazza, poi di essere intervistato, diamoci del tu, da te. Ecco che sei veramente diventato un'eccellenza nell'ambito della letteratura giornalistica. Siamo qua, no? Ma dove lascio di sassol la gente che sol di nuvole far lettera giove, là dove il di più bello e più lucente, là dove il ciel tutte le grazie piove. Io da ragazzo quando venivo in piazza ero affascinato e guardavo sempre queste due targhe, quella di Tassoni e quella di Garibaldi. Ecco, il mio inizio è questo, la mia terra, le mie radici, la mia bellezza. Poi per quanto riguarda quello che sto facendo, beh, diciamo, è un pochino la sublimazione della mia vita, insomma, in qualche modo, no? La poesia che è il collante di tutte le arti. Vuoi pittura, vuoi scrittura, vuoi musica, ecco, è la sublimazione. Ecco, io mi ci trovo molto bene perché oltretutto il mio è un linguaggio, diciamo, piano, semplice, perché per me la poesia deve dire qualcosa, deve entrare, ecco, deve essere capita soprattutto, perché se uno fa dei paroloni e poi alla fine non vengono compresi, beh, insomma, non si va da nessuna parte. Tant'è vero che mi sento particolarmente onorato perché le mie poesie adesso vengono diffuse nelle classi elementari, sia in Italia che all'estero, addirittura del Nuovo Messico, per esempio, non so, ecco, Santa Fe, ecco, vengono lette le poesie di Sergio Camellini. Beh, insomma, a questo punto devo dire che sono veramente orgoglioso e onorato, anche se forse non merito tanto. La modestia fa parte anche della sua persona, per cui dire queste parole sicuramente la gratificano ancora di più. Chiedevo invece come si apre il 2019, ci saranno anche degli altri riconoscimenti, credo, o mi sbaglio? Sì, avrò un premio alla carriera a Roma, La Voce dei Poeti, è un premio importantissimo. E poi avrò anche il premio San Valentino, che è il premio degli innamorati in provincia di Avellino. Queste sono le due prossime scadenze. E poi c'è sempre tanto lavoro che si continua a fare, e non dimentichiamo che ormai è all'interno di enciclopedie e di raccolte di grande pregio. Beh, in effetti il mio nome compare in 4 dizionari di letteratura con, insomma, pagine dedicate. In più sono anche presidente di premi letterari, sono presidente proprio anche del premio letterario delle Marche. Ecco, la Regione Marche mi ha dato l'incarico di essere appunto presidente di questo premio letterario, che certamente è un fiore all'occhiello per quanto mi riguarda. Poi le dirò di più, o ti dirò di più. Essendo sassolese, io porto sempre Sassuolo nel cuore, e tutte le volte che vado in giro e ne parlo, e parlo di Sassuolo. Ne parlerò anche a Sanremo, perché presso il casinò, diciamo, di Sanremo, il teatro Casinò di Sanremo, sono stato invitato a un martedì letterario e lì citerò anche Sassuolo. Novità positive per i lavoratori dell'ex ceramica Oscar. È stato sottoscritto il verbale di accordo per richiedere l'attivazione della cassa integrazione guadagni straordinaria.
Mercoledì prossimo, invece, i sindacati ed i rappresentanti interni parleranno del futuro piano industriale con Gianfranco Piro, amministratore unico di Ecodelta, la società romana interessata all'acquisizione dell'ex Oscar. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Claudio Pistoni. Sono stati mesi difficili per quei lavoratori che di punto in bianco si sono trovati senza certezze per il futuro e coperture per il presente. Con grande soddisfazione, continua il primo cittadino, salutiamo la sottoscrizione della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria. Ringraziamo le organizzazioni sindacali, la Regione ed il Ministero. E ora passiamo allo sport. Doppio appuntamento di tennis giovanile allo Sporting Club Sassuolo. Sabato il club di Via Vandelli ospiterà la finale dei trofei Biagi e Bellenghi, riservati rispettivamente alla categoria Under 13 femminile e Under 15 maschile. Nelle partite saranno impegnate due formazioni del club sassolese. Inizio ore 15. Anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto. Grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è come sempre a domani. Buona serata!